Presso la rete inviolata il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima. Con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano. Della festa egli dice: anch'io son parte. Adesso andiamo a fare l'analisi descrittiva dell'opera in questione. Saba è il primo poeta ufficialmente ad occuparsi di calcio. Prima di lui se ne erano occupati solamente quotidiani sporadicamente. Saba quindi è il primo poeta ufficiale che prende a cuore, che prende in mano, che esplica questa sua passione. Questo per Saba fu un metodo per mostrare la sua volontà di rendere la poesia una pratica quotidiana, cioè lui voleva rendere la poesia una pratica di tutti i giorni, non una cosa per persone altolocate, non una cosa per persone di alto rango, una cosa per tutti, la poesia è una cosa per tutti i giorni. E difatti con questa poesia sul calcio cerca di creare un argomento che si possa accostare alla vita di tutti i giorni, alla vita comune. Nella poesia Gol, andando a leggere fra le righe, possiamo notare un collegamento molto importante fra il momento della rete segnato dal giocatore, per come è descritto dal poeta, e la guerra. Cioè questo collegamento, quindi, da una parte il giocatore che segna, dall'altra la guerra. Difatti, se andiamo poi a guardare bene la poesia, appare il confronto fra la gioia di chi esulta e il dolore di chi subisce. Per come viene descritto, il portiere della squadra che sta vincendo si trova lontano, non può prendere parte alla festa nel punto centrale in cui essa accade. Nonostante questo, però, vorrebbe sentirsi partecipe. Questa scena non viene descritta a caso, ma c'è un motivo sotto da ricercare. Infatti, il portiere rappresenta Umberto Saba stesso. Voi direte: perché rappresenta Umberto Saba stesso? Perché il poeta Saba a più riprese ci fa notare, non in questa poesia ma nei suoi scritti, come nonostante lui sia follemente innamorato della vita, non può viverla appieno, ma è costretto a contemplarla da lontano. Questo si può tranquillamente ricercare nella sua vita, poiché durante la Seconda Guerra Mondiale Saba sarà costretto a scappare per tutta l'Italia, viste le continue persecuzioni. Proprio lui che aveva collaborato con Mussolini durante la Prima Guerra Mondiale. E già che parliamo di Mussolini, vi anticipo il prossimo collegamento per la prossima puntata sarà quello che unirà il calcio alla storia. Detto questo, vi do dei piccoli chiarimenti in merito. Ovviamente dovete sapere bene, se volete portare questo argomento, non la poesia in sé a memoria, perché quella, portandola sulla tesina o portandola comunque a parte, nessuno impara la poesia che porta di italiano a memoria. Però è innegabile come voi dobbiate sapere bene, oltre questo, fare questa analisi descrittiva dell'opera, che poi certamente, ragazzi, parlando chiaro e tondo, richiede anche una certa elasticità, cioè non è che bisogna sapere a memoria tutto ciò che accade, però se tu ti prepari due o tre punti focali, quando vai poi ad esporre all'esaminatore, al presidente, il tuo discorso, a quel punto riesce anche più facile a te. Successivamente, oltre questa analisi descrittiva, io vi consiglio di studiare, non dico approfonditamente, però di sapere almeno un paio, due, tre cose sulla vita di Umberto Saba, perché la domanda potrebbe scapparci. Se vi fanno la domanda è anche meglio, perché a questo punto significa che vi chiederanno una cosa inerente a ciò che avete portato, e comunque potete collegarlo. Qui c'è anche un certo discorso di furbizia, perché ribadisco, la cosa più importante all'esame è avere elasticità, è riuscire a passare da un argomento a un altro senza mai bloccarsi, motivo per cui se poi vi trovate in difficoltà per qualcosa, per un blocco mentale, avete sempre il motivo, avete sempre la possibilità di fuggire, una scappatoia per andare, che so, magari da Umberto Saba. Se non vi ricordate qualche punto focale e rimanete proprio lì bloccati, sviate sulla sua vita e in qualche modo, comunque, gira che ti rigira, riuscite a cavarvela. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, il video ha fatto cagare, un dislike. Vi ricordo che settimana prossima uscirà un nuovo video, la terza puntata, il secondo collegamento nel quale uniremo il calcio alla storia. Detto questo, buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.